un dato di fatto che molti musicisti amino le macchine. Del resto, la musica stessa è un meccanismo perfetto. Il ritmo del motore dell'auto, il movimento, la circolarità della ruota, il dinamismo. Delle auto d'epoca sin da quando ero molto piccolo. I primi ricordi veri che ho della Mille Miglia sono dei primi anni 80, quando capitava di vedere queste macchine meravigliose davanti ai nostri occhi, di ragazzacci, punk, new wave, dark, però che quando vedevano passare una vecchia Alfa avevano gli occhi con i cuoricini davanti. La mia Giulietta Sprint è un Alfa Romeo svedese, cioè nel senso che fu acquistata proprio a Stoccolma nel 55. E lì è rimasta fino alla fine degli anni 70, chiusa in un garage, e da lì è stata riacquistata da un collezionista toscano che ha iniziato un lungo restauro ed è passata poi di mano in mano fino a che non è arrivata a me. La mia Giulietta Sprint l'ho chiamata Santa Sara perché Santa Sara è la santa che protegge tutti i viaggiatori e tutti i nomadi. E è successo che un giorno facevo un giro proprio su queste colline. Di notte ho fatto proprio questa strada stupenda, cominciando un po' a tirare la macchina. Quella notte, senza saperlo, io ho rischiato che fosse la mia ultima notte. Perché la mattina dopo, quando ho preso la macchina dal garage, aveva la pompa dei freni rotta. Mi sembrava giusto chiamare la mia Giulietta Sprint Santa Sara, perché posso dire di essere stato in qualche modo miracolato. Il progetto FCA Heritage mi piace molto perché è un grande recupero delle nostre radici ingegneristiche, di design e di storia dei motori, ma anche di storia del costume.